La ventesima proiezione del documentario Sospesi, il documentario che racconta la storia di medici, infermieri e operatori sociosanitari rimasti senza lavoro e senza stipendio perché inadempienti all'obbligo vaccinale, è stata accolta con entusiasmo e commozione dal pubblico che ha gremito la sala della biblioteca civica del comune di Valdilana, in provincia di Biella. Grazie, grazie davvero, perché è stato fatto con grande misura ed eleganza, ma estremamente schietto. Il documentario è molto bello, è fatto veramente bene, e è molto positivo il messaggio che lancia, perché poi non è soltanto un discorso di denuncia, ma anche un discorso di, come dire, di rilancio, di una ricostruzione di una vita che è stata distrutta da queste norme allucinanti, e quindi è molto positivo quello. E poi comunque è sempre giusto non dimenticare quello che è successo, perché comunque c'è sempre la speranza che, insomma, che qualcuno vada a risponderne dove deve andare a rispondere di queste porcherie che ha fatto. Quindi fondamentali questi ritrovi, questi documentari, queste testimonianze di quello che è successo, perché poi di fatto sono storia del nostro paese e di come stanno distruggendo la democrazia di fatto. Il fatto di vedere persone integre e che sono riuscite a cavarsela nei momenti più duri e sono riusciti a trovare una ragione per una futura lotta, si sono rafforzati, e mi ha fatto molto piacere, mi ha commosso. Presente alla serata anche l'avvocato Alberto Costanzo, uno dei protagonisti del documentario, che ha aggiornato il pubblico sugli sviluppi delle cause di lavoro dei lavoratori rimasti sospesi. Ma allora, il documentario è molto bello perché fa il suo lavoro, cioè, scusate il gioco di parole, documenta, dà voce a delle persone. Quindi io la quarta proiezione che vedo, e tutte le volte mi attira del fatto che io sono uno degli attori protagonisti, per fare una battuta, però ogni volta mi coinvolge, è veramente emozionante. Però chiaramente è un instant movie. Fotografa una situazione fino a una certa data, praticamente fino a un anno fa, presso poco. E in quel momento io mi sentivo di dire certe cose, cioè mi sentivo di dire che la giurisprudenza ci dava delle possibilità, ci dava delle speranze. Perché? Perché la giurisprudenza del 2022 è stata una giurisprudenza estremamente interessante. Ricordate tutta la massa di ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale. E quelle arrivavano tutte da giudici che erano convinti dell'illegittimità costituzionale di tutta sta roba. Le sentenze, sono uscite tante sentenze a favore dei lavoratori, tante ordinanze, da parte di, non solo del giudice ordinario, ma anche da parte dei TAR, che sono normalmente un organo giudiziario estremamente allineato, estremamente filoistituzionale. Poi però è arrivata la doccia fredda. La doccia fredda sono state le sentenze della Corte Costituzionale. Non tanto le sentenze in sé, ma l'uso che poi la giurisprudenza ne ha fatto. Perché da quel momento le sentenze della Corte Costituzionale hanno preso il posto della legge. Da quel momento in poi i giudici non hanno più scritto le sentenze relative alle situazioni dei sanitari sospesi ricorrenti, citando la legge, ma citando le sentenze della Corte Costituzionale. C'è stata questa incredibile inversione, per cui abbiamo incominciato a trovare sentenze che facevano copia e incolla con delle paginate di motivazione della Corte Costituzionale. E la Corte Costituzionale cosa ha detto? Che va bene tutto, va bene l'obbligo vaccinale, va bene la sospensione senza stipendio, va bene non avere l'assegno alimentare. Da quel momento lì, nelle cause, nei ricorsi dei lavoratori sospesi, c'è stato proprio un allineamento praticamente di tutta la giurisprudenza in senso assolutamente contrario rispetto alle nostre posizioni. Mentre l'anno precedente, 2022, e su quello mi basavo quando facevo quelle dichiarazioni nell'intervista, c'era uno scenario molto diverso. Non è così in tutte le materie. Per esempio, nella multa degli over 50, 900 euro di multa degli over 50, è normale vedere l'annullamento delle sanzioni. Il 90% dei giudici di pace li annulla. C'è questa schizofrenia.
in alcune parti della magistratura, cioè i giudici di pace, sono rimasti favorevoli ai cittadini. In materia di tribunali del lavoro, invece, troviamo ormai una chiusura totale. Io mi sono trovato con qualcosa come 60 o 70 ricorsi in piedi che non sapevo più come gestire. Che non sapevo più come gestire, sinceramente, perché questa doccia fredda delle sentenze della Corte Costituzionale ci ha veramente messo in difficoltà enorme. E in qualche modo li abbiamo chiusi, evitando con danni alle spese, insomma, ne siamo in qualche modo usciti. Però quello che si è ottenuto, lo si è ottenuto nel 2022. Dopo queste sentenze, ahimè, non ce n'è più per nessuno. Questa, purtroppo, è la realtà. Quello che ho ancora in piedi e su cui ripongo ancora qualche speranza sono cause risarcitorie nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri con riferimento all'illegittimità di tutto il pacchetto normativo emergenziale, perché comunque che quello stato di emergenza fosse illegittimo, quello la giurisprudenza l'ha detto, poi non ne ha tratto le conseguenze che doveva trarne per i lavoratori sospesi, ma quello stato di emergenza era illegittimo e quindi tutto il pacchetto emergenziale può essere considerato illegittimo. E da quelle cause risarcitorie, tutto sommato, qualche speranza ce l'ho ancora. Per i lavoratori, ahimè no, non sono cause dalle quali non abbiamo portato a casa assolutamente nulla. Questo è l'aggiornamento che sono costretto a dare, per quanto sia molto spiacevole.